È il video che volevate, un video con una persona che conoscete bene, credo. Ciao Amy, Amy Scouting. Ovviamente, ragazzi, se siete interessati ad intraprendere un percorso formativo legato al calcio, sappiate che questo personaggio qua ha dei corsi mica male sulla match analysis e sull'osservazione dei calciatori, quindi sullo scouting. Ciao Amy, bentornato. Ciao Anto, grazie a te per l'invito, come sempre, gentilissimo per la presentazione. Lo dico prima perché poi mandano le email, ma sono arrivato tardi, non lo sapevo. Per il prossimo mese abbiamo solo un posto, quindi non me ne vogliate se arrivate tardi, altrimenti per giugno. Ovviamente a disposizione, Anto, dai, immagino, immagino. Ce n'è da dire. Allora, io da tanto che non sento Emi e che non parliamo di questa Juve di Allegri, perché io con Emi anni fa, quando c'era la Juve dell'Allegri Prime, ormai lo chiamo così, Allegri Prime. della prima esperienza, abbiamo parlato tanto delle problematiche di quella Juve e delle situazioni. Io ti voglio chiedere, al di là ovviamente dei soggetti singoli, dei calciatori che componevano quella Juve e quelli che attualmente stanno in rosa, dal punto di vista tattico, noti tante differenze rispetto a quella Juve? Guarda, paradossalmente no. Il problema è che prima c'era Pirlo, Vidal, Pogba. Io conosco Allegri perché ho fatto un corso con lui, ma anni fa, so come la pensa. E occhio, lo ha detto Buffon ultimamente alla Bobo TV, se non sbaglio. È un Sì. allenatore che si affida molto ai calciatori. Lui dice: occhio, voi dovete essere bravi a trovare soluzioni. Lui indirizza un minimo, però poi sono i giocatori che devono essere pensanti. Questa è una parola utilizzata proprio da lui nel suo metodo. Ora lo so che molti faranno ironia, ma sì, ma quale metodo? Sì, però ha un suo pensiero discutibile, assolutamente. Però lui vuole creare giocatori pensanti. Secondo me, la differenza tra quell'Allegri e questo è che prima i calciatori pensanti, appunto, erano Pirlo, Vidal, Mandzukic, che faceva un certo tipo di gioco, tatticamente parlando, di un certo livello. E ora il problema è che i giocatori sono altri. Non voglio addossare le responsabilità ai calciatori, perché poi l'allenatore top si vede anche quando magari i giocatori non sono top, 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 alcuni, perché poi i top ci sono. Poi è lì che l'allenatore deve dare una propria impronta. E da quel punto di vista, questo Allegri bis, insomma, lascia un po', a desiderare. Sì, prestazioni ovviamente deludenti, poi lasciamo stare anche il fatto extracampo, perché ragazzi non c'è da prendere da gennaio a oggi, c'è da prendere un arco temporale molto più grande, perché ormai Allegri c'è da una stagione, la stagione scorsa, c'è questa stagione qua e di miglioramenti sul piano del gioco non è che ne abbiamo visto. Io sai la cosa che imputo maggiormente, è proprio questo, sappiamo che il livello dei giocatori e il pensiero, il livello di pensiero dei giocatori che abbiamo in rosa è inferiore rispetto a quei giocatori là, perché erano giocatori di classe superiore, di pensiero erano un'altra cosa, e quindi è lì che Allegri dovrebbe metterci mano e ancora non l'ha fatto. Qual è la cosa che ti delude di più guardando un po' tattica? Ti delude, non parlo da tifoso, parlo proprio dell'aspetto dell'efficacia, neanche dell'estetismo, perché molti confondono estetismo con efficacia. Perché si può essere anche brutti in difesa e contropiede, ma farlo in maniera efficace anche col 30% di palla e non si è belli da vedere, però si è Ciao, estremamente ciao Ranieri, ciao Leicester. Quella squadra brutta, ma bella nella sua bruttezza. anche Simeone era un po' così a momenti, a Sì. parte magari delle fasi di pressing che dove lui ci mette magari parecchio mano, perché il pressing dell'Atletico era sempre un po' spregiudicato a momenti, però era una squadra che tendenzialmente accettava di abbassarsi, accettava il possesso palla avversario, ma poi ripartiva con grande qualità, con un senso dell'occupazione dello spazio differente rispetto a quanto vediamo nella Juve. Però qual è la cosa che ti lascia perplesso? La non crescita? Qual è il dettaglio che tu dici da tattico? Boh, ma questi? A me è che la fase, soprattutto la fase di sviluppo dell'azione, che è una delle tre sottofasi della fase di possesso, veramente mi fa a volte anche innervosire, perché dico: ok, che tu vuoi creare giocatori pensanti, tornando al concetto di prima, però un minimo, tu vai là, tu contromovimento, vado, invento una diagonale, un movimento senza palla, un minimo ci deve essere. E quando vedi giocate bloccate per mancanza di movimenti, io dico:
sono deluso, sono tatticamente deluso. Io no, quando guardo la Juve non ho pregiudizi, io ogni volta guardo la Juve anche con la speranza di guardare qualcosa di interessante. Puntualmente... Anche noi siamo nella stessa barca, anche noi guardiamo la Juve con la speranza di vedere qualcosa, invece no. E puntualmente c'è sempre quella mancanza di movimento, poi io non voglio entrare a gamba tesa su un argomento, insomma, tosto, però anche alla gestione Vlahovic. Io ricordo il video che ho fatto a gennaio l'anno scorso, giusto, è arrivato Vlahovic? Gennaio l'anno scorso. Ho detto, i punti di forza, come faccio sempre, sono questi, e di solito dico il principale punto di debolezza. In quel Vlahovic lì, di quel periodo, io non ho quasi trovato un punto di debolezza, ho detto l'unica cosa che potrebbe sterilizzare il calciatore è utilizzarlo con movimenti a venire incontro. Detto fatto. Sì. E ce lo ricordiamo molto bene, anche perché iniziò la stagione con la Juventus, cioè metà stagione in realtà, perché arrivò a gennaio, con il gol con l'Hellas Verona, attaccando la profondità, con una palla di Dybala a scavalcare il difensore, e lui andò in porta e fece un pallonetto strepitoso. Se ti ricordi, eravamo presenti a Villarreal Juve, dove segnò nei primi 40 secondi di partita, dove non ebbe neanche il tempo di premere play, e con la progressione riuscì a far gol. È cambiato tanto già in quell'anno in termini di rendimento. Lo vedo molto con le polveri bagnate, probabilmente anche per questa questione tattica. Hai fatto un video, secondo me, perfetto. Grazie. Faccio il riassunto di quella situazione, perché Vlahovic non sta rendendo. Molti dicono, non sa stoppare, non sa fare la lavatrice dei palloni, eccetera. Dici la tua. No, sul non sa stoppare è anche giusto come discorso, però faccio un esempio proprio pratico. È come se tu, che è una community dei numeri grandi, no? Sei un fuoriclasse dal punto di vista, no, dell'ambiente YouTube, domani lasci l'argomento calcio e inizi a parlare di tessitura. Probabilmente farai numeri inferiori, renderai meno, ma perché non sei nel tuo contesto. Vlahovic è lo stesso calcisticamente, fa cose in maniera superlativa, altre cose come può essere lo stop, non lo sa fare, ci sta, quindi però non deve essere messo in quella condizione che lo porta a dover stoppare diversi palloni. È vero che tecnicamente, insomma, non è il top da quel punto di vista, però il problema è che gli viene chiesto di fare quel lavoro là. Ci sono, io se metto palle perse Vlahovic sui vari software che abbiamo, escono delle robe allucinanti. Però è colpa sua tecnicamente, perché la natura non l'ha baciato da quel punto di vista, ma se ha quella pecca non deve fare quel lavoro, secondo me. Chiaro. Per quanto riguarda un aspetto del gioco di Allegri, l'abbiamo detto prima, lascia tanto il pallino del gioco agli avversari, tende a chiudersi nella propria metà campo, far densità nelle zone, insomma, che interessano quella squadra là. Se una squadra che attacca tanto per vie centrali, cercherà di portarli magari verso gli esterni, a sfogare sugli esterni, e viceversa. Però io ti chiedo, ok, noi riconquistiamo palla. Quali problematiche riscontri dal momento in cui noi abbiamo la palla tra i piedi? Partire dalla difesa e poi anche nello sviluppo dell'azione per la fase offensiva. Io vedo troppi lanci lunghi. Che ci sta, non è una bestemmia per me il lancio lungo, però di nuovo, se hai giocatori che attaccano la profondità, giocatori precisi nel lancio, ben venga, però non può essere la prima opzione a prescindere sempre, senza il movimento del centrocampista che viene incontro, magari per fraseggiare un minimo. Vedo troppa fretta e manca proprio un'impostazione, secondo me. Cioè, faccio fatica a dire una frase del genere per una squadra di Serie A, In realtà non ci credo neanche che non hanno una direzione in fase di transizione positiva, però quello che si vede poi alla fine è quello. A me sembra veramente una squadra che ci prova, ma ci può provare il Biceglie, con tutto il rispetto, però non male. Provavamo male, ecco. Per quanto invece riguarda lo sviluppo anche del contropiede, sì, e l'occupazione dell'area di rigore, sì, molti anche di difetti da questo punto di vista. Allora, vedo che innanzitutto per occupare l'area di rigore la manovra è sempre sviluppata sugli esterni, quindi cerchiamo gli esterni, poi c'è soprattutto Kostic che, insomma, ha un bel piede, ha un bel cross che la va a mettere, all'altra parte Cuadrado che, insomma, già inizia ad essere un po' più difettoso da quel punto di vista. Ma il problema è che o Vlahovic arriva in ritardo perché prima è venuto incontro, e se c'è Vlahovic c'è al massimo un altro giocatore, due giocatori,
la Juve in area è sempre in inferiorità numerica, che vuol dire che quando vai a crossare spesso, se c'è solo Vlahovic in area, c'ha sempre due, tre uomini addosso, può essere anche un mostro di testa, però lì non vai nell'uno contro uno, vai sempre in inferiorità, quindi pochi uomini in area, facili da marcare, prevedibilità della manovra, con questo sviluppo e poi finalizzazione attraverso i cross, di nuovo troppo semplice, troppo leggibile, troppo. Guarda, secondo me manca anche la Juve di giocate codificate, anche là davanti, nel senso del movimento, dell'occupazione dello spazio, cioè uno va sul secondo, uno va sul primo, uno rimane a rimorchio per un'eventuale respinta. La sensazione che ho io nel vedere la Juve quando attacca è, intanto tutto è molto legato all'individualità, nel senso che uno ha doti individuali straordinarie e riesce a cavarsela, a sbrogliare una situazione. Però non c'è un movimento di contesto che mi fa capire che questa squadra abbia lavorato su certe giocate. Ieri, cioè nel video di stamattina, ho fatto l'esempio della giocata codificata Pirlo-Lichtsteiner, che era un classico, no? Poi cioè, il velo del duo d'attacco di Conte. Anche, ma Lichtsteiner che tagliava dentro l'area, quando quello là partiva, Pirlo gliela metteva là perché sapeva che arrivava lì. E quella è una giocata codificata, fatta e rifatta. La Juventus, non, a parte i calci di punizione o i calci d'angolo, dove la Juve ha fatto anche un bel po' di gol da lì, ma perché ha dei saltatori, eccetera, ma per il resto non ci vedo delle azioni che dici wow, è tutto lasciato all'iniziativa individuale. E secondo me questo è il danno. C'è poco da aggiungere, Antonio. La questione è proprio quella lì. Manca quell'input in più che dà l'allenatore. Tu, io ho Di Maria, ok Di Maria, sai che vai dove vuoi, libertà di movimento, fai quello che vuoi, mi fido delle tue doti. Ci sta, non dico di no. Però poi Di Maria, però una cosa piccolina, se non riesci a fare il dribbling, occhio perché noi, guarda, portiamo il terzino in sovrapposizione, già sai che sta lì, quella cosa manca. E se Di Maria non salta l'uomo, dice, mo che faccio? Esatto, anche questo è un altro aspetto della squadra, cioè la squadra è compatta difensivamente parlando, poi quando riparte si allunga, l'azione non viene accompagnata. Sì, è vero. Cioè, tu perdi palla, cosa succede? Transizione negativa e contropiede avversario, e tu sei lungo, lasci spazi, ed è... Cioè, è una squadra... Io quando mi incazzo con Allegri... È perché probabilmente prima ti potevi impigrire perché quel che non ci mettevi tu ce lo mettevano i giocatori perché avevano un'intelligenza superiore. Sì, in questo momento l'intelligenza, tu devi dare gli strumenti ai giocatori per pensare nel movimento, nella risoluzione. Però un'altra cosa invece, dal punto di vista dell'atletismo, ti sembra una squadra intensa la Juve o corre tanto ma corre male? Qual è la tua visione? Secondo me è una squadra, diciamo, nella media. Secondo me non corre poco, però neanche troppo. L'esempio che hai fatto tu prima, ad esempio, ci sta alla grande. Non c'è quell'effetto fisarmonica, no? Che vai avanti e poi ti richiudi all'indietro. Perché magari arrivano stanchi, magari le falcate sono troppo lunghe. Vabbè, sono dettagli individuali. Però la preparazione, secondo me, è buona. Non voglio buttare giù il lavoro della Juve dal punto di vista fisico, però ci sono squadre che comunque fanno di più. Però anche lì, banalmente c'è questo effetto anche quando non ci sono movimenti, e torniamo al discorso delle giocate codificate. Se non c'è il terzino che ad esempio si sovrappone e rimane sempre lì bloccato, tu hai l'impressione che la squadra è stanca, ma semplicemente forse non c'è quella lettura del movimento senza palla. Quindi secondo me la squadra fisicamente è decente, però sembra che sia peggio perché mancano appunto i movimenti. Chiaro. Tu dove miglioreresti questa squadra? Cioè tu devi fare un piano per ricostruire un'identità di gioco che attualmente manca a questa squadra. Dove agiresti vedendo un po' quali sono gli elementi che abbiamo in rosa? Allora, io innanzitutto, ovviamente poi qua ci metto del personale. Il personale puoi parlare, ragazzi, sì, non voglio parlare a nessuno. Io difesa a 4 fissa, perché secondo me se vuoi giocare in un certo modo, sfruttando un minimo il possesso palla, la difesa deve essere a 4. Perché, ora non voglio entrare troppo in un aspetto tecnico, perché se vuoi creare triangoli di gioco che ti permettono di avere più possibilità di trovare uomini liberi, la difesa a 4 ti concede di impostare il resto della squadra quasi in maniera automatica. Metti il centrocampo a 3, hai triangoli di gioco, un altro centrocampo a 4, hai triangoli di gioco. Quindi difesa a 4,
movimenti senza palla a partire dal centrocampo, una mezzala che viene incontro, l'esterno che si allarga, due movimenti anche elementari, ma non è che dobbiamo fare per forza il guardiolismo, no? Però difesa a 4, movimenti senza palla, in attacco io Vlahovic lo accompagnerei o da un trequartista o da una seconda punta, perché se Vlahovic deve attaccare la profondità non può avere sempre i due centrali contro, quindi metterei o un falso 9 che porta via un centrale e poi Vlahovic rimane in uno contro uno, oppure un'altra punta e il discorso comunque non cambia. Quindi per me è fondamentale doppia punta o col trequartista, difesa a 4 e centrocampo mobile, proprio due cose anche elementari che secondo me a questa Juve insomma farebbero comodo. Chiaro. Adesso invece voglio parlarti di altre suggestioni che sono uscite. Allora, perché secondo me va bene ed è possibile anche che rimanga Allegri, ragazzi, non è che sto già... Io ve lo dico, colpo gobbo spera di no, con tutto il bene che vuoi io ad Allegri umanamente parlando, e non ho alcun astio, ma credo che dopo queste due stagioni, io dopo il primo anno che avevo detto diamo delle attenuanti alla quanto viste in campo, al secondo questa squadra col mercato anche ragionato in base a quello che devi aggiustare è un po' deve volare, poi capisco che la squadra possa avere degli infortunati eccetera, però tu l'impronta la devi avere comunque con quegli interpreti che hai, e non è cambiato nulla, perché se cambiamo anche ieri col Napoli abbiamo giocato in una formazione particolare con Miretti in campo, con Sulé che secondo me ha fatto una gran partita anche, con Rugani. Okay. Però cambiati gli interpreti, non è che la squadra è passata dalla musica classica al rock and roll, no, è rimasta in quella roba là un po' piatta, no? E io ti chiedo, si è parlato di Zidane, più che altro di Zidane che ha parlato di Juve, ha parlato di Zidane, perché mi è sembrata una mossa astuta dell'entourage per far la bocca buona a tanti, no? Visto e considerato un po' il rendimento anche della Juve, una di quelle classiche mosse comunicative per spingere e pushare questa possibilità. Zidane gli viene attribuita l'etichetta di gran gestore, esattamente come Allegri, che lascia tanta libertà ai giocatori di esprimersi. Ora io ho visto un paio di video tattici e questa roba qua è il suo male, non è quello che pensavo. Maria. Questa roba qua, il triangolino è la sua costante. Se vai a vedere come imposta e come si muovono i giocatori col vai e vieni, poi giocatori che giocano a un tocco e riescono a avere una tecnica allucinante, però ti chiedo, può essere lui, per come conosci la società Juventus, per le caratteristiche che ha e per la valorizzazione dei giocatori, un uomo giusto per ripartire? Secondo me è troppo un rischio, quindi va, mi espongo, ti dico secondo me no. Qual è la cosa però che ti dice no? No, perché lo abbiamo visto. Tecnico adeguato a lui? Lo abbiamo visto solo al Real, dove ha fatto, secondo me, ovviamente con delle differenze, quello che ha fatto Allegri durante la prima gestione, cioè ha gestito bene dei fenomeni, secondo me ha fatto lo stesso, aggiungendo qualcosina in più, questo sì, dal punto di vista tattico, Zidane al Real. Magari è il miglior allenatore del mondo, ma l'abbiamo visto solo in quel contesto là. Se io dovessi decidere per la Juve, andrei a dire, ragazzi, sì, Zidane ha fatto benissimo, le Champions, quello quell'altro, però magari buttiamoci su un profilo che sappiamo che dà quell'identità, vogliamo gioco? Klopp, no? Se ne parla ogni tanto. Klopp sappiamo che approccio ha, l'abbiamo visto lì in 6.000 posti, prendiamo Klopp. Zidane magari fenomeno, però la prossima volta, come direbbe Pellegrini. Io invece sai chi mi piace come allenatore. Però Zidane, il mood tuo e del popolo juventino, tu che Zidane mi piace. Zidane a me piace perché secondo me allora io ti dico anche una cosa, la Juve ha anche capacità di spesa, ora ti dico, per cui se si vuole arrivare a un giocatore di spesa addirittura, secondo me sì. Beh, la Juve ha speso quasi 100 milioni per Vlahovic, eccetera. Poi a me Zidane, sai che mi dà l'idea, l'impressione di un allenatore che è intelligente, perché dove non ci arriva lui? Lui secondo me si circonda di gente che sa. Sì, questo è vero. Mi sembra che abbia questa nomea qua, nel senso che
il suo staff, chi ci lavora dietro, è gente che mastica un pochettino. Sì, sì, poi sì, lui sì. È una figura molto carismatica, per cui secondo me la tifoseria un po' si riunirebbe attorno a questo nome. Ti faccio l'esempio: Conte, per quanto io lo stimi come allenatore, mi spaventa tanto un eventuale suo ritorno, perché secondo me la frattura che c'è interna ai tifosi non si risanerebbe mai, sarebbe sempre oggetto di polemica, nel bene o nel male, capito? Sì. Secondo me servirebbe un nome nuovo. Io te ne faccio uno, che non so se stai seguendo, però è stata una persona che ha fatto parte dello staff di Pirlo, molto rispettata dai giocatori, molto rispettata dai giocatori. Ah. Igor Tudor. C'è il dente avvelenato con Igor Tudor, te lo dico, eh. Perché? No, 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 a me quella uscita sul calcio italiano, l'Empoli, il Nantes, no, 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 no. Io non tifo squadre, ma il calcio italiano lo tifo. E ora? E però ora. Lui deve venire qua, deve dimostrare. No, però seriamente, facciamo finta che non ho detto nulla. Non lo so. Ha fatto bene al Verona, sta facendo bene in Francia, però sai che lo vedo un po' troppo, cioè deve avere quei giocatori lì. La Francia non la segue, quindi premetto che quello che dico comunque viene da una visione minima. Non tendenzialista nelle sue scelte, nelle idee. Però è vero che ha quella roba lì a bordo campo, stile Conte, che è un motivatore, entra quasi in campo, guida i movimenti, tu qua, tu là, quella roba lì a me piace. Però forse solo con dei giocatori che sono disposti a fare quel lavoro là. Quindi, però dovrei approfondirlo di più, magari recupero qualche partita. Invece un allenatore che a te piaceva da prima e che secondo me la Juventus non ha avuto il coraggio di osare, perché secondo me è una mezza chiacchiera, è probabile che l'abbiano fatta, e in questo momento sta facendo molto bene in Premier, cioè Roberto De Zerbi. De Zerbi lo conosco dai tempi del Foggia. Quello, ne abbiamo parlato tanto di lui, con te. Ma io una delle prime analisi che ho fatto in vita mia è stato il Foggia di De Zerbi, e fa le stesse identiche... Sì, più o meno le stesse identiche cose ora, triangoli di gioco. Io perché l'ho detto prima la cosa della difesa a 4 con i triangoli? Perché in realtà viene da quel Foggia lì. Poi, tutte le altre esperienze, per me De Zerbi attualmente... Ma secondo me non va alla Juve, non perché non... No, vuole riposare, per me rimane là, non, sì. Non è... ma qui in Spagna si parla di Real, Occhio. E secondo me se De Zerbi va al Real, non ci voglio manco pensare alle robe che può fare. Perché ovviamente un ragazzo che ha anche la capacità di entrare nel cuore, nella testa dei giocatori. Sì. No, sembra, sai che di prima acchito sembra introverso, con questo accento nordico, magari distante, freddo, ma non è assolutamente vero. Molto cuore, secondo me, cuore meridionale, nel senso, per come negli stereotipi che abbiamo noi. Sì. Parlata invece da persona del nord, però mi pare proprio una persona interessante. Io su De Zerbi avevo delle riserve più che altro perché parliamo di questi allenatori in Italia, tendiamo molto a sottovalutarli, e quindi quell'opinione che si crea a livello mediatico, io ho paura che arrivando in un grande spogliatoio impatti negativamente sul carisma di quella persona, che in realtà è magari ha... Sì. Storicamente la Juventus se ne fotte altamente, perché Lippi l'aveva preso per esempio dal Napoli, e con Lippi abbiamo visto la Juve spettacolare che mi ha fatto innamorare di questa squadra. Infatti quando mi incazzo con Allegri è perché mi sono innamorato di quell'idea di Juve, non di questa attuale. E quindi nel senso dell'efficacia, anche al di là della bellezza, siamo distanti anni luce da delle performance di quei tipi. Vabbè. Altri nomi di qualche altro allenatore, allarghiamo un po'... per esempio, si parla di Thiago Motta. No, è un grande da parte tua. No, grande no, però no, con tutto il rispetto, per carità, preparatissimo. Allora, secondo me ha voluto iniziare un po' con creandosi questa fama da rivoluzionario. Nelle giovanili del Paris Saint-Germain giocava con il 7-2-0, una cosa del genere. Sì. Secondo me è partito un po' troppo con l'asticella alta, poi piano piano si è ridimensionato e ora come se si stesse applicando di più, diciamola in questo modo. Però ad oggi non mi convince appieno. Vincent Italienisch? già discorso diverso. Interessante, però ti dico la verità, mi aspettavo di più. Forse in quel caso c'è stata
una gonfiatura da parte dei media, forse mi sono fatto influenzare anche io da quel punto di vista, mi aspettavo qualcosina in più forse, però anche lui si vede che è preparato, che è bravo, 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 e lì a livello tattico tanto lavoro positivo secondo me. Sì, sì, anche perché la cosa che spaventa, che ha portato quella Fiorentina là, con gli stessi uomini, dall'essere in zona salvezza a beccare l'ingresso in Conference League. Che no, per carità. È un risultato di riguardo. Altri allenatori che ti vengono in testa così, che sono papabili secondo te per la Juve? È che io a volte non mi fido degli spagnoli in Italia, però Luis Enrique. Promesso sposo del Chelsea, a quanto pare. Nagelsmann, il primo Nagelsmann a me piaceva, è un sacco pure. Però in Italia, secondo me, ci vuole un allenatore che conosce il calcio italiano. Tu puoi prendere il nome altisonante, esotico, però poi la Serie A la devi conoscere. Qua si parla spesso, no? La Premier, il campionato più bello del mondo, no? La Spagna. Sì, dipende che tipo di calcio ti piace, però tatticamente, a me che piace la tattica, la complessità del campionato italiano, io non la vedo altrove. Sì, non è spettacolare come il campionato spagnolo, come quello inglese. Lì meglio questi due campionati. Ha delle peculiarità, diciamo, che secondo te possono creare delle difficoltà a un nuovo che arriva? E certo, perché arriva il Nagelsmann della situazione, no, arrivo, trame di gioco, contropiede, pressing alto, orizzontale, verticale, sì, è una parola, in Germania. Fallo in Italia. Ma tu ad oggi devi ingaggiare l'allenatore della Juve, chi prendi subito, chi vai a parlare, chi cerchi di strappare? Compreso De Zerbi? No, levamo De Zerbi che non viene, rimane al Brighton, sicuro. Guarda, beh, Klopp vale? Beh, facile come risposta. Invece il nome è un po' più esotico? Uno più esotico? Allora, ti dire... no, però ha fatto male quest'anno. No. È difficile. Perché ti direi a sto punto Nagelsmann, però... Allora, la mia prima scelta sarebbe Zerbi. Te non lo consideri neanche? Però c'è il discorso che hai fatto tu che pesa troppo. A me Conte piace un sacco, Quindi sì, Conte sì, lo vedrei più che bene alla Juve, però il discorso che hai fatto tu pesa, Secondo me sì. A livello ambientale non lo so, però sì, Conte assolutamente sì, a me piace un sacco pure, piace tanto. Dionisi tipo ti piace del Sassuolo? Sì, mi piace, però torna al discorso della Juve, che la Juve... Cioè, per esempio, ti ricordi quando io criticai la scelta di Pirlo? Non per Pirlo. Però poi si è dimostrato che alla Juve ci vuole una persona con esperienza, insomma, con un certo tipo di... anche di carisma, non me ne voglia Pirlo, ma con un certo tipo di carisma. Nello spogliatoio, sì, si è visto qualcosina che alzava la voce, ma là ci vuole... Cioè, il discorso Zidane, entra Zidane nello spogliatoio. A me di questa roba qui me ne parlava il match analyst della Spagna all'epoca, che quando Zidane è entrato la prima volta nello spogliatoio del Real Madrid... è entrato senza dire una parola, i giocatori del Real zitti e seduti, lui non ha detto niente, era solo entrato la prima volta per presentarsi. Mica male. E Zidane sembra anche un minimo alla mano, ora non lo conosco, però magari sarebbe entrato in maniera: oh, ciao ragazzi, come va, buongiorno, mi presento. No, lui è entrato senza fiatare, boom, tutti giù. Il carisma è quello l'effetto che fa. Eh sì. Mette tutti a sedere, poi vabbè, uno che con la sua storia. Esatto. Ma vediamo. Secondo me rimane Allegri. Sì. Anche perché secondo me va ricostruita tutta l'area sport che manca, siamo senza direttore sportivo. Cos'è una squadra senza direttore sportivo? Dicelo tu, che difficoltà deve avere? Cioè, l'allenatore è lasciato solo e deve barcamenarsi su tutto. No, ti stavo facendo un po' un parallelismo alquanto hot, però te la risparmio questo, magari poi in privato. No, però è come un aereo senza pilota, cioè puoi sì, avere dietro lo steward migliore del mondo, però prima o poi. Chiaro. Nomi di direttori sportivi, se la Juve prendesse Giuntoli, secondo te farebbe bene o secondo te dovrebbe andare su altri profili? Ha fatto delle robe Giuntoli interessanti, molto interessanti. Guarda, di solito anche quando non copro una zona a livello di lavoro, di scouting, i nomi che circolano, io li conosco.
perché poi noi abbiamo i gruppi WhatsApp tra colleghi, ho visto in Germania quello, anche se non l'ho mai visto, però il nome poi lo vengo a conoscere, ma per esempio gente come Kvaratskhelia, mamma mia che operazione, non lo conoscevo e per me è una roba strana, dico a livello di nome, poi l'ho cercato, l'ho analizzato, le immagini sgranate per analizzarlo, perché nei campionati insomma era difficile trovare immagini decenti, addirittura è bel lavoro. Pescata. Quindi ma... sì, alla grande. Però secondo me alla fine rischia di arrivare Massara, poi alla fine della fiera. Comunque, oh, buttalo via Massara. Ne parli bene di Massara? Sì, a me piace. Tutti, secondo me, i direttori che stanno facendo bene, sono i migliori sulla piazza, poi non a caso che vengono associati alla Juve. Anche perché la situazione del Milan è particolare, nel senso a livello societario, cioè sempre Maldini e Massara sono sempre lì sulla graticola pronti ad andare via perché c'è lo strappo con le decisioni societarie. È un bel casino, è un bel casino. Quindi occhio alla Juve. Ma si era parlato anche di un ritorno di Marotta, o sbaglio? Ma secondo me è proprio classica deduzione giornalistica, però legata più alle vicende in casa Inter che non a effettivi, secondo me, contatti e cose. Vediamo, è lunga, comunque. Sì, ma ora inizia il bello. Sì, perché io, ragazzi, ve lo dico da tifoso, io seguo questa squadra con passione, vado in trasferta, eccetera, mi diverto, perché mi diverto molto più che vederle a casa le partite quando vado direttamente in loco. Molti di voi direbbero, sì, colpo, ma stai guardando uno spettacolo indecoroso e non posso neanche darvi torto, Però lo si fa per passione, per incontrare gente. Per esempio, se andrò a Siviglia e ci sarà anche Emi, sarà la scusa per vederci e per condividere. Però, io ve lo dico, ragazzi, con pazientate quest'anno e l'anno prossimo ancora. Perché tanto, se c'è un'area sport che va ricostruita, non potete pensare alle rivoluzioni. Cioè, come si dice, Roma non si è fatta in un giorno, è la stessa identica cosa è questa squadra, questo è, e per il livello italiano secondo me basterebbe veramente poco tecnicamente, per il problema è imbastire tutto il resto, idea di gioco è un casino, e in questo momento siamo disastrati, abbiamo una dirigenza che sta pensando a cose extra campo, allenatore solo con tutti i limiti che ha, una squadra che rischia di smarrirsi in una situazione simile senza riferimenti in società, e quindi è dura, stiamo tirando a campare partita dopo partita, è dura per noi ma credo che lo sia anche per i giocatori stessi e credo anche per la gente che lavora in Juventus, che magari non ha ruoli di grande responsabilità in questo momento, per cui... Certo, addirittura c'è gente che si sta autocandidando, come ho letto, Trezeguet. Sì, ma no, io prenderei qualcuno navigato, ecco, con tutto il rispetto per il discorso che torna, quando parli di Juve ci vuole gente top. E io, guarda, per il bene, per esempio ti dico, nella figura di vicepresidente come figura di riferimento per i calciatori mi sta bene anche un Alex Del Piero, che ha anche esperienze dal punto di vista imprenditoriale, poi è una persona di riferimento, il calciatore non va dal direttore sportivo, perché il direttore sportivo è la mano lunga dell'allenatore in un certo senso, prende l'operato. Però se un giocatore ha bisogno, come era Nedved alla Juve, di sfogarsi e avere una figura come Del Piero, è importante. Se un giocatore vuol venire alla Juve e dice «Ah, ma in quella società c'è anche Del Piero con cui posso interfacciarmi, posso crescere, è massima stima», è molto più facile. Sono quelle figure alla Zidane che entrano nello spogliatoio, nella sala, e tutti si siedono. Esatto. Servono. Vediamo. Io, Emi, ti ringrazio per questa chiacchierata. Se vuoi, diamo appuntamento a questi ragazzacci qua, per quando? Per magari registrare un video pre-Juve Siviglia per analizzare i nostri avversari. Ma ci mancherebbe altro. Antonio, grazie a te, quando vuoi, messaggino WhatsApp e ci organizziamo. Ovviamente un ringraziamento anche alla community per i commenti che arriveranno. E niente, alla prossima. Dai, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Iscrivetevi al canale di Emi, trovate il tag nel titolo e alla prossima.